Ciao a tutti, oggi vediamo insieme come utilizzare il missile Hellfire con l'intelligenza artificiale George, quindi quando non abbiamo un copilot umano nel nostro Apache. Per prima cosa dobbiamo assicurarci di aver impostato alcuni tasti, quindi andiamo in Adjust Controls e i tasti di cui abbiamo bisogno sono George AI Helper Interface Show Hide. Consent to Fire. Questi due tasti li troviamo nel modulo AH64D Pilot e gli altri tasti di cui abbiamo bisogno li troviamo nel modulo AH64D George AI Helper e si trattano dei tasti Up, Down, Right e Left. Il consiglio è di impostare questi quattro tasti in uno di quei POV a quattro direzioni, di solito molto comuni nei joystick per spostare le visuali. Quindi, ricapitolando, abbiamo bisogno di questi quattro tasti, up, down, right e left, e nella categoria del modulo AH64D Pilot, Show Hide George AI Helper e Consent to Fire. Torniamo nel nostro abitacolo. E prepariamoci al lancio degli Hellfire. Per prima cosa il consiglio è quello di andare su Weapons, Acquisition Methods e impostare il TAZ come metodo di acquisizione. In questo modo sarà molto più facile identificare nel monocolo dove George sta andando a mirare. A questo punto premiamo il tasto Show Hide, George AI, e come potete vedere in basso a destra appare l'interfaccia di George, che ci segnala che in questo momento lui sta utilizzando la gun. Per cambiare l'arma che lui sta utilizzando facciamo un clic verso sinistra e quindi lui si porterà a utilizzare gli Hellfire. Cosa molto importante di questa interfaccia, dobbiamo sempre controllare che la modalità di lancio sia LOBL, quindi Lock On Before Launch, in quanto George in questo momento non è in grado di effettuare un lancio prima di aver effettuato effettivamente il lock col laser. Qualora fosse nella modalità sbagliata, vi basta semplicemente effettuare un clic verso destra per cambiare da LOBL a LOAL. Quindi mi raccomando, lock on before launch. A questo punto, quello che dobbiamo fare è identificare la zona dei bersagli col nostro monocolo, guardare in quella direzione e fare un clic verso l'alto col pulsante, quindi George AI up. Slaving. I'm deslaved. Perfetto, in questo modo abbiamo detto a Giorgio di guardare coi suoi sensori nel punto in cui stavamo guardando noi e come vedete è apparsa quella croce tratteggiata che vi indica dov'è l'acquisizione, il bersaglio acquisito. Quindi potete subito rendervi conto di qual è il bersaglio che ha bloccato Giorgio. Allo stesso tempo, se c'è più di un bersaglio nella zona che avete guardato, in basso a sinistra apparirà un elenco di bersagli. Sempre con i tasti relativi al menu di George, quindi up e down, potete andare a cambiare qual è il bersaglio selezionato. Come vedete, vedrete il cambiamento dell'acquisition, quindi della croce, in tempo reale. Per confermare il bersaglio, non dovremo fare nient'altro che andare verso destra una volta selezionato. Quando abbiamo la conferma che George sta effettivamente laserando, possiamo dargli il Consent to Fire. Engaging. A questo punto, se siete bene allineati col bersaglio, George procederà a effettuare il lancio dell'Hellfire. A questo punto, per acquisire nuovi bersagli, non dobbiamo fare nient'altro che premere di nuovo Up e selezionare il prossimo Target is stored. target. Consent to launch. Engaging.
Un'altra cosa che vi può essere di aiuto per visualizzare il target che sta cercando George, potete andare in video e mostrare il TADS come sorgente video. Questo vi dà un feedback di dove George sta puntando coi suoi sensori. Target is stored. Engaging. Engaging. Roger, engaging. Destroyed.